Terza vittoria del Pergo, siamo con mister Paolo Curti. Allora Paolo, un'altra vittoria meritata oltre all'1-0 finale, direi. Sì, credo che oggi sia la migliore fatta per intensità, continuità e anche per quello che abbiamo prodotto e quello che abbiamo rischiato, entrambe le cose, per cui rischiato veramente poco, prodotto tantissimo, ma soprattutto senza pause, che è stato un po' il difetto delle partite precedenti. Si hanno sensazioni buone, insomma, un grande pubblico, una grande partita, una squadra che si è mossa sempre compatta, sempre in possesso della partita, potremmo dire. Sì, è quello che abbiamo, sul quale abbiamo spinto in settimana, perché cose buone si erano già viste, però troppo mi ripeto un po', con discontinuità, e soprattutto la fase di non possesso era latente un pochino in queste due uscite, ma anche col fanfullo in Coppa Italia. E la maggior compattezza che c'è stata è proprio quello che dobbiamo aggiungere a una prestazione che invece in fase di possesso è sempre buona, è sempre stata buona. Vorrei cercare un po' il pelo nell'uovo, insomma, gare di questo genere, chiuderle solo con un gol di scarto, magari rimanere sempre lì nel finale con l'angoscia di un solo gol di scarto. Sì, adesso che è finita va bene anche così, però a me spiace per i ragazzi, perché sì, hanno creato tanto, e anche la gioia personale per gli attaccanti. Carletti ha fatto una gran partita, Bodini uguale, siamo arrivati in zona e spiace, ecco, più per loro adesso che abbiamo vinto. Ovvio che invece ai fini della partita è meglio buttarla dentro una seconda, una terza volta se c'è occasione, però va bene così. Solo sensazioni positive, sembra insomma che Pergo sia da solo primo in classifica, questo cambia qualcosa nei tuoi programmi, nei programmi del Pergo, o cosa succede adesso? No, la convinzione che la squadra sia buona la stiamo coltivando partita dopo partita. Devono solo rendersene conto i ragazzi, io lo sono già convinto, e se questo diventerà il motivo di giocare per qualcosa, e soprattutto con grande umiltà, cioè di pensare sempre di migliorare i dettagli e le sfumature, allora potremo dire la nostra con tutti. Poi la classifica la si guarda molto più in là, in primavera addirittura, per cui figurati dove.